Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, piacere, sono Jess. Avrete già letto dal titolo, quindi se siete in questo video vi interessa Skin First. Per chi non conoscesse il brand, si tratta di un brand nato più o meno nel 2019, se non erro, grazie alla dottoressa Maria Pia. Vi lascio qui qualche foto, tra l'altro che abbiamo fatto pure assieme e adesso vi racconto un po' perché. Avevo già testato questi prodotti e devo dire che li ho adorati. Vi lascio qui su il link se ve lo siete persi, perché ho avuto anche degli ottimi risultati. Ho provato tanti prodotti della linea, quindi se vi serve a fare un po' un'idea andate a vedere anche quel video lì, perché oggi non parleremo solo di skincare, bensì di under makeup. Quindi una nuova linea freschissima, Skin First, che serve a rendere migliore la resa del makeup. Insomma, quello che ci piace in questo canale. In particolare ha aperto a Milano, giusto qualche settimana fa, il suo temporary shop, che durerà, se non erro, fino a più o meno a fine mese. Io, lavorando di vicino, non potevo non andare. Mi sono sentita in dovere di vedere lo store di presenza e di conoscere la dottoressa, che tra l'altro è dolcissima e super simpatica. E ho portato a casa qualcosina da farvi conoscere. Innanzitutto, se siete anche voi di Milano e volete dare un occhio al negozio, se siete iscritti alla newsletter c'è il 35% di sconto, che non è affatto male. Comincio col dirvi che la dottoressa mi ha regalato un sacco di cose. Ho acquistato il Glow Drop Siero Illuminante e questo qui che è un primer viso levigante. Appena li ho visti e appena la dottoressa li ha provati su di me sono rimasta senza parole, quindi ho detto ok, devo prenderli. Comprando questi due prodotti ho speso 25 euro, senza sconto avrei dovuto pagare 20 euro il primer e 19 il siero illuminante. In totale ho pagato 14 euro quasi in meno con lo sconto, per cui entrambi i prodotti 25. Mi hanno lasciato anche il campione del detergente delicato che già conoscevo e della maschera viso idratante che invece voglio provare. Ninni, ovviamente, onnipresente. Questi sticker carinissimi che li disegna una grafica, una ragazza bravissima, che se non erro in questi giorni sarà pure in store per fare una sorta di ritratti stilizzati un po' così. Purtroppo non sono potuta andare un'altra volta, però sarebbe stato bellissimo. Ovviamente cartolina e per finire pennello per maschera e penna. Quindi wow! Ma andiamo al succo, quello che ci interessa. Tutti i prodotti della linea Under Makeup sono caratterizzati da questo rosa super chiaro bellissimo. Tra l'altro ne parlavo proprio con Maria Pia e dicevo appunto che è un tocco molto carino, perché invece la linea skincare ha dei colori più basici che ricordano un po' più il farmaceutico. Questo in particolare è il primer viso con effetto levigante matte e si presenta così. Adoro la sua texture e anche il colore. In realtà ne basta veramente veramente poco e io consiglio di applicarlo più che altro nella zona dei pori, se si hanno delle rughette di espressione o delle zone particolarmente da correggere. Io lo applicherò sul metà viso assieme anche al Glow Drop per vedere quella differenza con il make-up su. Scusate questo zoom bellissimo sulle mie imperfezioni, ma così capiamo un po' meglio il prodotto come funziona. Lo applico quindi su questa zona, ovvero la zona dove i miei pori sono più dilatati. Possiede un profumo super buono e delicato. Il tocco sembra quasi idratante, però l'effetto è opaco. Cioè non so come spiegarvelo, ma è particolarissimo. Qualora come me vogliate utilizzare i due prodotti in combo, prima il primer e poi il siero illuminante. Non so effettivamente se si nota una differenza sostanziale così, ma quello che ci importa è l'effetto con il make-up su. Dopo qualche secondino, minuto, la pelle è praticamente completamente asciutta e l'effetto è quasi vellutato. Perché se non erro la dottoressa mi diceva che questo prodotto contiene silica, il che dà questo effetto come se fosse appunto vellutato, talcato, bellissimo. Glow Drop Siero Illuminante. Questa qui è la sua texture. E all'interno possiede questa perla dorata, vedete che fa questo effetto bellissimo, super naturale. Questa è praticamente la differenza, mano con il Glow Drop, mano nuda.
Quindi alla fine l'effetto è molto molto discreto, ma con un risultato molto luminoso. Quindi adesso, sempre in metà viso, vado con lei. Come altri prodotti skincare, c'era un prodotto labbra che ero tentata di acquistare perché sembrava molto carino, e anche una sorta di BB cream, CC cream, CC cream, con quelle che vanno un po' di moda ora, con delle sfere di pigmento che vanno poi rotte e che si adattano a più tipi di incarnato, ma in generale questo tipo di prodotto non mi convince, per cui non ho scelto di provarlo. Adesso non fate caso al rossore della mia pelle, che tra l'altro in videocamera sembra ancora peggio, in realtà non è così, però questo è l'effetto. Parte senza nulla, parte con. Direi che l'effetto illuminante si nota particolarmente. Perdonate, Vinny, che mi agola sotto il video, però non posso farci nulla. L'effetto è molto bello, anche se non si indossa il fondotinta, perché è proprio l'effetto di una pelle luminosa, radiosa, bellissimo. Ed è un idratante, però devo dire abbastanza leggero, quindi secondo me sarà adatto anche ad una pelle come la mia, quindi mista grassa. Quello che propongo adesso è di andare con un leggero make-up, così vediamo la resa con il make-up sopra. Rieccomi, quindi questo è il risultato con il make-up, tra l'altro, piccolo spoiler, sto indossando il rossetto di Nabla, ma tanto penso che uscirà prima il video del rossetto, ma se ve lo siete persi ve lo lascio linkato qui su, perché questa cosa è meravigliosa. Tornando a noi, questo è l'effetto. Lato con primer e siero illuminante, lato senza. Voi notate una differenza? Vi studio un po' da vicino. Allora, sinceramente, pur guardandomi da vicino, non noto una sostanziale differenza. Mi zoom un po'. Sempre lato con i primer, lato senza. Magari faranno il loro lavoro facendo durare più a lungo il make-up. Vi scriverò magari qui degli aggiornamenti se è stato così o meno. Come differenze, non ne noto, onestamente. Fatemi sapere giù nei commenti se voi ne notate alcune. Secondo me sono magari un bel effetto senza make-up, perché comunque si nota un po' la perla del siero illuminante o l'effetto del primer. Comunque sono prodotti che apprezzo, mi piacciono. Io generalmente, effettivamente, non ve l'ho detto, non utilizzo primer sotto il make-up, quindi per me è anche una novità. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e se magari vedete una differenza un prima e un dopo. E se vi piacciono questi prodotti o li acquisterete. Io vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!